Abbiamo cercato di immaginare un luogo dove ci fosse l'agricoltura, gli allevamenti e poi le fabbriche di trasformazione, poi dopo i ristoranti, poi un teatro e poi un cinema, poi il centro congressi e poi che abbia anche le giostre, perché vorremmo introdurre questo concetto di imparare divertendosi. Ho immaginato come percorrendo lo spazio coperto interno, come se la natura fosse anche un po' entrata all'interno, si fosse un po' rimpadronita di questo spazio, e quindi abbiamo creato dei grandissimi spazi verdi. La scommessa era prendere l'eccellenza italiana, i nostri 1000 comuni con tutte le particolarità, portarli nello stesso luogo senza renderli anonimi. La sfida più grande è che questo posto diventi un po' la casa di tutti gli operatori del settore, cioè chiunque lavora sia a livello di giornalista che a livello di produttore, a livello di produttore di macchine per la trasformazione, deve sentire questo posto un po' come se fosse la casa sua, la sua vetrina, un'occasione. Abbiamo pensato di farlo di 10 ettari, 2 ettari in esterno dove ci sono i campi, dove seminiamo e raccogliamo, 8 ettari interni dove ci sono le fabbriche che producono e spiegano alle persone come si fa le meraviglie di questo luogo del mondo che si chiama Italia. Per questo che abbiamo fatto FICO.